Ragno. Ragno bruciante di luce nella foresta della notte. Quale mano d'occhio immortale può avere composto la tua tremenda simmetria? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Consiglio in Breve. Oggi siamo qui per parlare di un fumetto decisamente atipico rispetto a quelli dei quali parliamo solitamente all'interno di questa rubrica. Siamo nell'anno 1987, quando sulle tre riviste che all'epoca pubblicavano le storie dell'Uomo Ragno, ovvero Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man e Spectacular Spider-Man, ha inizio, grazie all'intuizione di John Mark De Matteis, un evento editoriale unico per quei tempi. Le tre riviste diventano il contenitore per i sei episodi che andranno a comporre una delle storie sull'arrampicamuri più belle mai realizzate, nonché una delle storie più belle mai scritte. Stiamo parlando de L'ultima caccia di Kraven. Storia cupa e drammatica che si pone come apice di bellezza assoluto all'interno della rivoluzione contenutistica portata nel decennio anni 80 nei confronti del mondo supereroistico. I lettori di quel periodo richiedevano storie più mature e vennero accontentati grazie all'introduzione nei comics americani di tematiche più complesse, personaggi dalle caratterizzazioni ancora più sfaccettate e dialoghi introspettivi. L'ultima caccia di Kraven continua al suo interno tutti questi elementi, dando vita a una storia incredibilmente complessa e coinvolgente. L'opera si apre con un monologo introspettivo nel quale veniamo a conoscenza delle paure e dell'odio profondo che Sergei Kravinov, detto Kraven il cacciatore, prova nei confronti dell'Uomo Ragno. È ossessionato da quest'ultimo e desidera più di ogni altra cosa riuscire ad ucciderlo, per soddisfare il suo ego, eliminare l'unica creatura che un cacciatore con la sua esperienza non era ancora riuscito ad abbattere e per impedire al ragno di opprimere i suoi istinti primordiali. Riuscirà nel suo intento dopo poche pagine, al termine di una struggente narrazione accompagnata dalle matite dalla composizione grafica dinamica e originale di Mike Zeck, oltre alle splendide e tridimensionali chine di Bob MacLeod. L'Uomo Ragno viene quindi trovato, ucciso e in seguito seppellito in una bara sotto 2 metri di terra. Non contento di questo, Kraven decide di vestire i panni della sua preda, per entrare in piena sintonia con essa e terminare la sua più grande battuta di caccia. Mary Jane impazzisce attraversando la città in lungo e in largo, alla ricerca di Peter, senza tuttavia riuscirci e cercando di convincersi che non possa essere morto. E difatti non è così, Spider-Man non è morto, è solamente addormentato e apparentemente reso tale dalle droghe di Kravinov, le stesse droghe che usa su se stesso per ampliare i propri sensi. Peter si risveglia quindi dopo 14 giorni di sonno, riuscendo con immane fatica ad uscire dalla bara e rendendosi conto rapidamente di come la sua vita sia stata gestita per ben 2 settimane dal suo peggior nemico. Dovrà combattere quindi fisicamente contro di lui e al contempo contro se stesso, contro i suoi dubbi e contro la sua instabilità psicologica, derivata dall'aver perso una parte della sua vita. Negli stessi giorni un terzo personaggio si unisce alla vicenda, ovvero Vermin, l'ibrido uomo topo frutto degli esperimenti condotti dal barone Zemo, che una volta uscito dalla sua tana nelle fogne inizia a cibarsi di uomini e donne che trova in giro per la città durante le notti. Egli avrà un ruolo fondamentale nella lotta epica tra Kraven e Spider-Man, riuscendo a dare un tocco di maggiore realismo e drammaticità all'opera, la quale riesce ad affrontare argomenti spesso atipici in quegli anni nei fumetti supereroistici come la morte e il cannibalismo. Non avremo un attimo di tregua all'interno di questa storia, che prosegue a suon di colpi di scena, monologhi interiori ben studiati e personaggi indimenticabili. A partire da Spider-Man, che in questa storia indossa il costume nero tipico di quel periodo e che in questo caso contribuisce a dare un tocco ancora più cupo all'opera, passando poi al tormentato Kravinov, al mostruoso Vermin e alla disperata, ma sempre forte, Mary Jane. L'intera vicenda si concluderà con un colpo di scena assolutamente non prevedibile e per nulla scontato, che all'epoca fece discutere per parecchio tempo i lettori. L'ultima caccia di Kraven, o Tremenda Simmetria, altro nome con cui è conosciuta quest'opera, rappresenta uno dei punti più alti fin cui la narrativa a fumetti è riuscita a spingersi. Una storia drammatica, coinvolgente e straziante, che costringerà il lettore a porsi numerose domande, tra cui una in particolare che si ripeterà ciclicamente. Chi davvero incarna il male all'interno di questa storia?
Ci siamo ragazzi, anche questo consiglio in breve è finito. Questo mese pensavo che non sarei riuscito a farlo, però alla fine ci siamo, è uscito, quindi meglio così. Come al solito vi ricordo che potete trovare l'ultima caccia di Kraven sotto in descrizione nel link che vi lascio di Amazon, scontata al 15%. Io, se lo comprate dal mio link, prenderò una piccola percentuale sulla vostra spesa, ma a voi non cambia in pratica nulla. È una storia che per molto tempo è stata introvabile, l'hanno ristampata da poco, non so se verrà adesso ristampata con una certa regolarità o se fra pochi mesi sarà nuovamente introvabile. Comunque vi consiglio, nel caso la vogliate prendere, di comprarla il prima possibile. È un'edizione splendida, c'è anche in fondo non solo l'ultima caccia di Kraven, ma anche l'epilogo scritto a 5 anni di distanza dagli stessi autori, del quale non ho parlato, ma comunque è all'interno di questo volume. È un volume che costa 23€, ma su Amazon scontato lo potete prendere, non so, intorno ai 17-18. È comunque un volume bello cartonato, le matite sono meravigliose, le avrete già visto all'interno del video, e quindi non ho nient'altro da aggiungere. Vi ricordo di iscrivervi alla pagina di Facebook che trovate sotto nel link in descrizione, al canale Telegram che trovate sotto nel link in descrizione. Nel caso il video vi sia piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale, nel caso non siate ancora iscritti, di lasciare un bel mi piace, di condividere la palla. Noi ci rivediamo in un prossimo consiglio in breve o in un prossimo video. Ciao!